Avresti scelto zucchino o melanzana? Zucchino va bene. Allora, visto? Ecco perché sorridi. È la zucchina l'ingrediente, la prova di creatività. Zucchine, sia botte da poter farcire, che ne so, sia le classiche. Ricettatele, inventatevi qualcosa di creativo per i nostri giudici. Avete a disposizione la nostra dispensa, 30 secondi per entrare e prendere tutti i vostri ingredienti. Ormai lo sapete. Pronti? Non vi scordate niente, eh? No, ci proviamo. Via via. E io guardo un po' cosa fate. Speck e sogliola. Già, Riccardo. Cozze, pomodori, prezzemolo e mortadella, perfetto, siamo d'accordo sull'abbinamento pesce. Dalla mortadella, ognuno di... Siete già pronti? Sì. Sei sicuri? Sicuri? Vai, via! Visto? Stop! Questa volta abbiamo ridotto gli ingredienti. Brava! Però il tempo ora, mi raccomando, adesso a 10 minuti esatti devo togliervi il piatto. Va bene. Pronti? Via! Beh, diamo un consiglio ai nostri amici a casa: scendete dal macellaio e gli chiedete, Annibale, dove le hai messe le zucchine ripiene di carne? Da questa parte, Riccardì, quante ne vuoi? 5, ciao, arrivederci. E uno risolve. No. No. Io su questo mi devo dissociare. Con quel coso rotondo 3 ore non ti viene mai bene per pulirla dentro, fare il allora buco, guarda, quello allora, così. Lo sai che ti dico? Do la ricetta io così. Ripiene. Ora ci penso un attimo e te la do. Però meno male che c'è Cuochi e Fiamme e noi le idee ve le diamo a casa. Ricordiamo di accendere il gas lì così. Dici eh? Che fai? Allora, io adesso metto ad aprire le cozze. Così, come piace dire a me, in purezza. Sì, cozze, filo d'olio. E ci siamo. Vabbè, ti lascio lavorare. Lui è più... Io faccio la ricetta, dopo l'assaggi. Prima fammela, poi dopo. Qua che facciamo? Ti accendo il fuochetto? Sì, grazie. Allora, taglio le zucchine, ho scelto queste lunghe. Attenta alle mani, perché così ci si fa... No. Dici velocemente. Allora, cosa... velocemente andremo a grigliare le zucchine per fare un millefoglie, quindi andremo, una cosa... Quindi, andremo... Vuol dire che ti devo aiutare, ho capito. Sì, beh, vediamo se serve. E, le faccio grigliati semplici, sale, olio, un po' di prezzemolo e cuocerò i filetti a parte, sempre cotti in maniera abbastanza semplice, un po' di sale, pepe e poi sopra andrò a mettere dello speck tagliato a striscioline che faremo croccante in padella prima. Io ti do, tanto sì. L'hai già fatta, no? Quindi non è un aiuto, anche perché poi te la tolgo, però... Visto che devi fare delle fette, invece di tagliarla a metà e poi rischiare un'ambulanza urgente a casa, se tu la spunti e poi la fai a fette, cioè ti fai prima una fettina fine così, così fa la base e non ti si muove sul tagliere, e poi la fai a fettine così, eviti di prendere. Guarda! Certo, niente di che, però. Beh, certo. Così è pericoloso, se ti scappa il coltello, tac! Succede un macello. Non dicevo niente, ma mi sono visto già più volte qua con l'avambraccio. È molto, molto pericoloso. Allora, dicevi che la zucchina ripiena, sì, voglio proprio sentire. Però è semplice. Zucchina, la spuntate, la tagliate a tronchetti di 4-5 cm e la tuffate in acqua bollente salata. Meglio sarebbe cuocerla a vapore. Poi prendete il togli torsoli delle mele o un coltellino alla maliscia lungo e stretto e le svuotate all'interno. Preparate un trito di pesce, io le adoro col tonno, ma qualsiasi filetto di pesce bianco va benissimo, tritato sottile, insaporito a piacere, che ne so, con del timo o del basilico se è più facile la reperibilità per voi, olio, sale e pepe, e le riempite. Se le volete mangiare crude, le lasciate raffreddare e le condite con succo di limone e la tartare, altrimenti le passate sotto in forno per 5 minuti, in modo che il pesce cuocia ma protetto dalla zucchina. Ultimo segreto, visto che non si butta via niente in cucina, la parte bianca che togliete e eventuali rifilature del pesce, tritate tutto insieme, pan grattato, sale, pepe e anche lì un'erba profumata a piacere, e fate delle piccole crocchettine, visto che le abbiamo fatte prima, da rosolare in padella e servire accanto. Molto semplice. Ricordiamo che il timo, per averlo bisogna andare da un medico, chiedere la ricetta, andare in farmacia,
e ti danno da quel vaso antico. Dottoressa, dove abbiamo messo il timo? Laggiù, nello scaffale che mettemmo là nel 1913. Ci andiamo a prendere il timo. Te c'hai il timo in tasca? No, io ho il timo ma non è una battuta, sul balcone di casa. Lo trovi in qualsiasi supermercato quando esci dalle casse. Quelle erbe officinali, queste parole officinali. Che ti Officina. È più resistente del basilico. E come? Lo metti? C'è il timo e il timo limonato. Pure! Sì. Aie. È sempre. Guarda che... Va bene. È così strano il timo. Allora segnatevi il timo limonato. No, dipende da dove sei. In Liguria, timo come piovesse. Ah. Io pensavo al basilico. No, pare che le massaie italiane usino due insaporitori. Prezzemolo e... Coriandolo. No. Il coriandolo. Le bloghiste usano il coriandolo. Hai visto? Wow. È vero. Io ho una missione, cominciare a far utilizzare le erbette fresche, perché l'origano secco dall'origano fresco ha un sapore completamente diverso. È infatti tutto diverso. E soprattutto le spezie, soprattutto il cumino, quelle che hanno il grano, diciamo, poi da macinare, comprarle in grani, tostarle in padella e poi pestarle. So che è una cosa più lunga e tutto, però... Il sapore è completamente diverso. Allora, parliamo di questi abbinamenti salume-pesce. Come lo fai? Allora, io adesso ho tritato un po' di polpa delle due zucchine che ho messo a bollire. Tu hai usato le zucchine a botte. A botte. Ricordiamolo, così le facciamo vedere che cuociono. Sì, in acqua salata. Sì, quindi c'è molta polpa bianca e quindi molto acquosa. Lui l'ha svuotata e la polpa l'ha messa in casseruola con pangrattato e le cozze. Spero che vada. E ci hai messo aglio, cipolla, niente? Nulla. Ok, e fin qui l'abbiamo capito. Ora, questa dove va? Questa qui è sempre nel ripieno, intanto che comincerà a prendere... intanto che comincerà a cuocersi un po' il sughettino che si deve fare con la panatura, noi adesso andiamo a tagliarla piccola. Ma poi le passi in forno? Ma ci riusciamo, sì, perché no? Così le facciamo croccanti. Se il forno è acceso... Il forno è caldo. Perfetto. Io faccio così, lo alzo un po', così se ci stanno meno, tanto serve proprio... Prendo un po' di acqua di cottura. Cozza e mortadella. Vediamo come vengono. Chiara ha fatto una faccia strana nonostante che sia cresciuta a mortadella. Siamo crollati almeno sulla cozza con la mortadella. La cozza con la mortadella non l'avevo sentita neanch'io, lo ammetto. Però, ovviamente, dimmi che ti può piacere l'abbinamento. Assolutamente. E andiamo, posso? Abbiamo tutto, vedi. Perché mi dà della soddisfazione. Sì. Sì. Io adoro il pesce. Ora, con la mortadella non l'ho mai provato. Con la mortadella. Però con prosciutto, con qualcosa, con lonzino, con qualcosa che sia... salino, diciamo, e magari non grassi. Serve l'aiuto per la decorazione. Per la decorazione. Mi dovresti fare con una zucchina sottile una specie di fiore. Dimmi un po' anche, mentre visto sono qua vicino, te che fai nella vita? Allora, io sono laureata in scienze della comunicazione e ho lavorato nel settore marketing in un'azienda della mia città e adesso, diciamo, ho cambiato un po' strada, nel senso che ho lasciato comunque quel lavoro per riprendere gli studi e sicuramente la mia passione era quella di insegnare ai bambini e quindi ho preso una nuova strada che mi porterà, spero, un giorno a fare quello. Quindi piacciono i bambini? Sì. Che faccio? La rotolo? Sì. Ne faccio due? Tra 30 secondi voglio i piatti pronti. Guarda cosa proviamo a fare, eh. Domenico, sei messo bene? Sì. Tra 20 secondi voglio i piatti. Vediamo un po', eh. Ti piace fare le decorazioni, Simone? Eh? Sei non troppo questo genere qua. Anche se questo è il genere, diciamo, più casalingo, eccetera. Mi piacciono fare le cose croccanti, le cialde, trasparenti. Stop al tempo! Dove la metto, fiorellino? Dove vuoi? No, quello lo devi fare tu. Mettiamo qua.
acqua. Hai usato il mio aiuto per un finito. Sì, infatti. Vabbè, mettete il piatto sull'alzata. Come? Siamo a metà. Sì. Il profumo c'è sia da destra che da sinistra. Ho ancora più fame di prima. La zucchina ripiena e il mille foglie di zucchina. Bravo.